Benvenuti a Due Cuori e un Bouquet, oggi siamo in compagnia di Claudia, Michele e Prole, perché loro sono la nostra coppia Iron Man. E quindi do subito la parola a Michele, che tra l'altro è uno dei primi Iron Man campani, e possiamo dire Michele anche italiani? No, primo campano, italiani Primo non campano. saprei, Italiano italiano. non saprei, ma primo campano in assoluto. Allo stesso modo Claudia è una delle pochissime donne ad aver tentato questo sport estremo, il triathlon su distanza estrema. Michele, tu che sei pratico, puoi delucidarci sulla distanza? Bisogna buttarsi in mare e percorrere circa 2 miglia, che sono 3.800 metri. Metri. Miglia perché sono di origine americane queste Alle discipline. Hawaii nasce Sì. E l'Ironman. poi si va in bici sul percorso che equivale a una tappa di un grande giro ciclistico, quindi sono 180 km. Chilometri, E poi si dopodiché. finisce con una corsa. Per farla più lunga hanno scelto la maratona, quindi Quindi 42 km e 42 km. qualche metro. Ecco, quindi sono, come avrete intuito, atleti estremi, perché atleti di grandi distanze, triatleti, perché tre discipline in uno. E non solo, ecco, la nostra coppia, si espone e si propone a questi livelli, ma anche i bambini stanno avvicinando a quello che è il mondo del triathlon. Quindi ci daranno una testimonianza proprio di famiglia che vive il valore dello sport come valore proprio fondamentale Sì, della vostra giornata, vero Claudia? non solo lo Decisamente. sport. Sì. Non solo lo sport, ma diciamo è una parte importante della nostra giornata sicuramente, vale per tutti e quattro Perché questo. tutti e quattro si allenano, fanno nuoto, vanno in bici. Lo sport è comunque un elemento che vi unisce come famiglia e come coppia. Ha fatto nascere questa famiglia. Ha fatto nascere questa famiglia. Allora partiamo proprio da lì, la conoscenza di Claudia e Michele. Loro sono, ecco, lei lo conosce che aveva circa 22 anni, quindi è Sì, più o abbastanza meno, giovane, giovane, ma adolescente. eri fidanzata tu all'epoca. Sì, ero fidanzata con un altro. Lui più grande di te, anche qui un'altra coppia che ha una importante differenza d'età, non la diciamo, però considerevole. Ma non mi sento tanto più grande. Cioè, io ho sempre frequentato giovani come te, come Claudia, cioè mi trovo a mio agio tranquillamente con qualsiasi età. E sto molto simpatico alle vecchiette. E quindi Michele, raccontami quando hai conosciuto Claudia, come l'hai conquistata, come si sono uniti i vostri mondi. Ma sai, il discorso della conquista è una cosa che nell'ambito dello sport passa in secondo piano perché uno è un po' preso dall'impeto, dagli entusiasmi, eccetera. Però se trova qualcuno che ha gli stessi entusiasmi è facile che ci si trovi sulla stessa strada. E infatti ci siamo trovati nella stessa piscina, sulle stesse strade a passeggiare in bicicletta, vedendo che poi le donne non sono tanto impegnate nello sport, almeno in questo sport, lei risaltava Ecco, nell'insieme dei maschietti. per questo insomma ti ha colpito al cuore perché era una sportiva, Si diciamo. potevano condividere molte ore, diciamo, molti momenti della giornata. E io so anche che la vostra storia all'inizio è stata molto travagliata, nel senso che in qualche modo poi voi vi siete separati in un primo momento. Tu sei fuggita via perché lui non voleva impegnarsi, no? Sì, diciamo che con la scusa del lavoro mi sono trasferita per un periodo a Roma e quindi in questo modo sono fuggita perché per le sue idee un po' non libertine, ma insomma. Quindi una fuga a Roma per 8 mesi, lui poi. Michele, sei tornato indietro poi No, sui ma io tuoi non passi? ricordo che cosa volesse dire libertino, cioè un termine che non mi vedo, non mi veste. Comunque, oggettivamente c'avevo tante cose da fare, l'ultimo dei problemi era quello di mettere famiglia. D'altronde io adesso ho il piacere di stare con questi due gioiellini qua, però pensare da prima di essere capace di allevarli opportunamente e di dargli tutto quello che mi avrebbero chiesto, non mi sembrava un'impresa facile, mentre lo sport, il triathlon, eccetera, era molto più facile. Certo, perché poi soprattutto al maschile il triathlon è uno sport molto divertente, quindi è coinvolgente, spesso riempie tutta la giornata. Anche io nel mio piccolo sono una triatleta, quindi comprendo ecco, il divertimento che questo sport propone. Però restando sempre su questo
questa prima fase del loro rapporto. È interessante dire che poi lei, insomma, è rientrata, hanno cominciato a convivere, sì, sì. Ed è stato molto simpatico il momento in cui avete deciso di sposarvi, perché in pratica la data è stata decisa un po' casualmente sì. In chiesa. Mi racconti, Claudia? Esatto. Noi, precisamente lui aveva molti bambini adottati a distanza, appunto, questo aiuta molti bambini in Africa, in India, insomma in varie parti del mondo, e quindi eravamo lì in chiesa per, diciamo, aiutare. Per le donazioni. E quindi io ascoltai il parroco che parlava con una coppia di fidanzati, parlava del corso prematrimoniale. Dicendo che appunto questo corso durava circa un paio d'anni, per cui io mi meravigliai di questa durata, e il prete ci catturò a volo dicendo: ma perché vi volete sposare quando? E quindi dicesse... a distanza di un paio di mesi lui disse: vabbè, facciamo il primo aprile, per cui è nata questa data, insomma, molto... Il primo aprile, pochi mesi dopo questo incontro fortuito in chiesa, loro veramente si sposano e fanno un matrimonio davvero eccezionale, straordinario, come un po' poi il loro stile di vita, perché è uno stile di vita, diciamo, non ordinario, ma nel senso buono. Michele, non mi guardare, straordinario. Nel senso straordinario, perché appunto è improntato sullo sport e su dei valori ben precisi. Cioè, a Napoli, forse non solo a Napoli, c'è la tradizione di esagerare nelle cerimonie post chiesa. Sì. È una cosa che mi sembrava sia immorale che un po' indaginosa da mettere in pratica. Quindi abbiamo saltato tutta la fase di ricerca dei ristoranti o cose del genere, e poi fondamentalmente abbiamo anche voluto dare un segnale, visto che era nato in quella circostanza l'occasione per poi sposarci, di rinunciare anche ai regali. Bene. Dice: ma tutti, pensate a fare del bene con quello che vorreste regalarci. Bene. Avete chiesto agli ospiti di fare delle donazioni, o di adottare, dei bambini a distanza. Quindi sì. Proprio su questo punto, prima di raccontarvi il loro folle matrimonio, che vi dico solo hanno festeggiato al McDonald's, e poi questo diciamo tutto, diamo la parola a René Manenti, il nostro sacerdote di programma, per una riflessione proprio sul valore del matrimonio, del sacramento del matrimonio, celebrato però proprio in questo modo, in un modo semplice, autentico, genuino. Di solito quando predico durante i matrimoni dico questo, e uso proprio l'esempio sportivo. Allora, noi di solito ricordiamo all'interno dello sport chi vince, chi arriva primo. Il resto, secondo, terzo, gli diamo la medaglia, ma in realtà chi veramente è colui che portiamo sulla palma d'oro, è colui che prende la medaglia d'oro. Tutto il resto passa un pochettino in sordina. E ora dico questo, e di solito parto dallo sposo, perché insomma prima gli uomini e poi le donne, e dico: vuoi bene a colei che sarà fra poco tua moglie? Logicamente la risposta è quella che è sì, altrimenti non sarebbero lì, è abbastanza scontata la cosa. E dico: ok, se li vuoi bene, chi va prima? Logicamente la risposta è: mia moglie va prima e io vado secondo. E io gli intervengo dicendo: ok, se lei è prima, lei è la vincitrice e tu sei il perdente, c'è poco da dire, one is the winner and one is the loser, come si direbbe negli Stati Uniti. E poi di solito mi rivolgo alla moglie, alla futura moglie, e dico: ok, vuoi bene al qui presente tale dei tali? E di solito logicamente la risposta è sì, certo. Quindi chi va primo? La risposta è: lui va primo, quindi tu sei seconda, quindi lui è il vincente e tu sei il perdente. E credo che in questo, di solito è anche molto scherzoso, quindi le coppie, la gente in chiesa ride, le coppie si divertono, però il concetto profondo qual è? Che è uno dei concetti probabilmente su cui è fondato il matrimonio e va avanti, che il matrimonio va avanti se il sottoscritto, la persona, è disposta a perdere e lasciare che l'altra persona vinca, e viceversa. Quindi in un matrimonio abbiamo due perdenti e due vincenti. Se la persona è disposta a perdere per lasciare che l'altro o l'altra diventi vincente, e viceversa. E in qualche modo uno non gli dispiace perdere, perché in realtà vuole bene l'altra persona, e soprattutto perché se io sono il perdente dal mio punto di vista divento il vincente dall'altro punto di vista. Quindi in realtà non è che ci perdo più di tanto, però bisogna saper fare questo passo che dice: io passo in secondo piano
e l'altra persona va al primo posto.